Tutti siamo qui alla buon'ora di Marco Nizzi e siamo qui proprio col grande Marco. Marco, stasera abbiamo mangiato qui, ma che cena, ragazzi! Veramente una pizza ottima, anzi, una pinza. Io intanto ti passerei la parola per un piccolo saluto e poi so che la nostra Simona vuole chiederti qualcosa. Ciao, io sono Marco, come tu mi hai presentato, penso che qualcuno già mi conoscerà. E niente, sono felice che siate venuti qui a provare il mio prodotto, così da poterne parlare anche voi. Per il resto, dico, un po' si sa in giro, bene o male, quello che faccio, il mio mestiere da tanto tempo, quindi chi mi conosce un pochettino sa di cosa sto parlando. Poi per essere più precisi di quello che si tratta, è giusto che mi si venga a trovare qui al locale per provare in prima persona le mie specialità. E infatti una delle tue specialità è appunto la pinza. Sappiamo, abbiamo assaggiato stasera, era ottima. Dici magari qualcosa, qual è l'ingrediente segreto? Com'è? L'ingrediente segreto ovviamente non te lo posso dire. Partiamo da un presupposto. La pinza io l'ho realizzata basandomi sulla pinza romana, che è un impasto ad alta idratazione, cioè formato dall'80% d'acqua. È un impasto in teglia, quindi con una cottura diversa, sui 200 gradi, con una ventina di minuti di cottura. Quindi per realizzarlo in modo diretto e offrirlo alle persone che mi vengono a trovare, ho dovuto modificare questo impasto. Quindi di conseguenza che ho fatto? Mentre nella pinza originale ci sono tre tipi di farina, io ho aggiunto altri due tipi di farina per modificarlo e rendere possibile la cottura diretta. E poi lì c'è tutta la preparazione che sta nel primo impasto, la prima preparazione, il primo impasto, che poi viene messo in frigo. Dopo 24 ore riestraggo l'impasto, lo rimpasto un'altra volta e lo preparo i panetti e lo faccio riposare almeno 48 ore, in modo da dare modo alle farine di compiere il loro lavoro, farlo amalgamare, farlo crescere nel modo giusto. Ci sono bassissime quantità di lievito, consideriamo che su circa 30-40 kg di impasto ci sono 9 grammi di lievito, quindi lievito quasi assente. E di conseguenza facilmente digeribile, quindi. Esatto, molto digeribile, non viene sete, diciamo, lievita nel tempo, nel senso che raggiunge la sua lievitazione a poco e non la supera, può durare anche 150 ore, quindi. Si parla sempre, solitamente l'impasto che uno va a mangiare ha almeno 5 giorni di lievitazione, quindi il prodotto è molto leggero. Le farine base sono la soia, il riso, la classica 00 e poi lì ci sono le aggiunzioni delle altre due che non svelo perché sennò... Visto ecco, che è originale. Direi proprio la curiosità appunto per queste due farine, nel senso che comunque noi sì, le abbiamo assaggiate, le abbiamo gustate, però, e vabbè, rimane quel velo di mistero. Rimane il suo ingrediente segreto, direi. Esatto, a proposito, facciamo vedere cosa abbiamo in mano, Simona appunto ha in mano il mercatino, aspetta, facciamo vedere anche la copertina, perché all'interno del mercatino abbiamo un'offerta, caro Marco. No, sì. Io già ho visto qualche foto e devo dire che mi è venuta fame. Beh, il menù di San Valentino. Allora, per San Valentino stiamo tentando di organizzare qualcosa di grazioso, nel senso che daremo... Un menù particolare con delle pizze a forma di cuore basato su questo, soprattutto la pizza di lei ovviamente non si paga, quindi ci sarà il menù basato su un antipasto, una birra artigianale particolare che abbiamo solo qui alla buon'ora per il momento, una bottiglia 33 centilitri classica con tappo in zucchero da stappare al tavolo direttamente, di varie tipologie, sono 6 tipi, e in più ci sarà la pizza a forma di cuore, come dicevo, un antipasto e alla fine un dolce che proporremo noi, che lì non è inserito nel menù solamente perché voleva essere una sorpresa per chi ci veniva a trovare, quindi di conseguenza oltre a tutto quello che troverete lì ci sarà un dolce fatto da noi, o diciamo che ci potrebbero essere anche le classiche palline con la Nutella che molti conoscono, però sono una grande richiesta questa. Stiamo studiando anche su qualcos'altro, quindi dico vedremo cosa proporre direttamente ai ragazzi, signori, a chi ci verrà a trovare per questo giorno particolare, a tutte le coppie. Marco fa anche degli ottimi aperitivi, diciamolo, giusto? Facciamo degli ottimi aperitivi, perché non me ne occupo io personalmente, diciamo che ho un personale molto qualificato che si occupa anche di questo.
affermare veramente in gamba, ecco, come tutti testimoni. Siamo tutti testimoni degli aperitivi, comunque delle cene della buon'ora. Ma io su di me non mi posso sbilanciare, perché il giudizio al mio lavoro lo debbono dare gli altri, ma su tutto il mio personale, a partire da mia sorella Manuela, passando da Peppe che fa i panini, a Veronica che è la nostra bar lady di fiducia, diciamo che il loro lavoro è ineccepibile, meritano solo i miei complimenti. Se tutto questo per ora sta andando bene, il merito è più loro che mio. Io ci metto solamente il lavoro e l'impegno. Pizze, comunque, pizze, diciamolo, firmate. Ci sei tu, firmate Marconi. Esatto. A tal proposito, io direi che possiamo ringraziarti per la disponibilità, ma soprattutto farei un invito speciale, mostrando ancora una volta, poi lo mettiamo a ballo in prima fila. Mi raccomando, per San Valentino venite alla buon'ora. E soprattutto le pizze a forma di cuore, è una cosa molto romantica, molto così, volete, non lo so, qualche idea di San Valentino last minute. Dico, per tutte le coppie, mi raccomando, anche gli amici volendo, dico, tanto alla fine l'amore è universale. Esatto. Detto ciò, piccolo detto saluto. Ciao a tutti e grazie a voi di essere stati qui questa sera, avermi fatto compagnia, aver gustato il mio prodotto e per i complimenti che mi state facendo. E aspetto tutti qui alla buon'ora, se mi vengono a trovare mi farebbe molto piacere, così posso dare prova di quello che offriamo anche agli altri. Alla buon'ora, termini Merasa. Ciao a tutti. Grazie.